E Radio Radicale, siamo col sottosegretario all'economia Sandra Savino di Forza Italia per parlare del rinnovo della convenzione con Radio Radicale. Allora, lei ha sostenuto questa richiesta anche perché è una grande ascoltatrice di Radio Radicale. Eh sì, viaggio molto la sera e ascolto sempre Radio Radicale. E devo dire che è una radio importante per la formazione perché dà l'opportunità anche in un momento, magari come la guida, ascoltiamo la radio, di imparare qualche cosa. E per me questo è fondamentale, poter imparare qualche cosa rispetto a temi che magari non sono in grado di approfondire in altri momenti della mia giornata. Cosa ascolta di Radio Radicale? Quali sono le rubriche che le piacciono di più? Ma allora, quelli che riguardano innanzitutto quello che riguarda l'ambiente. Enrico Salvatori. Sì, mi piace, lo ascolto volentieri. Poi ascolto tutta la questione del Medio Oriente. Ascolto la Giovanna Maietta spesso, tutta la questione della giustizia, quindi, ma siccome faccio tantissimi chilometri durante la settimana quando sono nella mia regione, ascolto veramente quasi sempre, quasi tutta la notte. Sì, quindi secondo lei è un ottimo investimento come servizio pubblico? Sì, secondo me è un ottimo investimento come servizio pubblico perché è un servizio pubblico pulito. Lineare e quindi dà la possibilità di elaborare poi il proprio pensiero, quindi dà dei dati che sono oggettivi, ma anche informativi, perché per esempio tutta la questione dell'ambiente, che è una questione anche molto complessa, quindi è didattico, ecco, per me è stato anche didattico. E poi permette di farsi un'opinione, ci permette di ragionare, di pensare su quello che ci viene raccontato. Bene, la ringraziamo per la sua disponibilità e il suo impegno per Radio Radicale. Ringrazio il sottosegretario all'economia Sandra Savino di Grazie Forza Italia per il sostegno a Radio Radicale. a voi. Grazie Grazie. a voi, grazie.